tutti amici, bentornati su Stagioni alla nostra rubrica I racconti dell'imbrunire, che a grande richiesta anche questo mese di dicembre proseguirà perché vi è piaciuta e mi avete scritto che questi racconti sono ideali per le serate di dicembre, le serate natalizie. E quindi oggi inizieremo una nuova storia misteriosa. Il racconto che cominceremo stasera è tratto da questa raccolta Storie di fantasmi, un bel librone che contiene 100 storie di spettri conosciute e meno dal più o meno la metà del Settecento fino ai giorni nostri. E questo è edito dalla Newton Compton Editori e non so se lo trovate ancora. Mi sembra che questo mi sia stato regalato a Natale proprio, qualche Natale fa. Comunque, stasera inizieremo un racconto molto gustoso e divertente, secondo me proprio adatto a questo periodo natalizio, che si intitola La camera a sud-ovest, della scrittrice americana Mary Wilkins Freeman, che è una scrittrice che ha scritto tantissime storie soprannaturali ed è considerata una delle migliori scrittrici su questo tema americane. Nata nel 1000, verso la fine, la seconda metà dell'Ottocento, è morta nel 1930. Quindi sono storie vittoriane di quell'epoca che a noi piace così tanto. Allora, si tratta di una storia con situazioni intriganti, paurose, misteriose e tanti dialoghi. E la storia narra di una camera, la camera sud-ovest, situata in una vecchia casa, una vecchia pensione che viene gestita da due sorelle di mezza età. E qui succedono delle cose veramente strane. Ci sono tanti dialoghi e spero di interpretarli al meglio. La camera a sud-ovest di Mary Wilkins Freeman, prima parte. Quell'insegnante di Acton arriva oggi, disse la maggiore delle signorine Gill, Sofia. Sì, assentì la minore, Amanda. Ho deciso di sistemarla nella camera a sud-ovest, disse Sofia. Amanda guardò la sorella con un'espressione mista di dubbio e di terrore. Non credi che, cominciò a dire con esitazione. Non credo che cosa? Domandò Sofia in tono aspro. Era più decisa della sorella. Entrambe erano al di sotto della media come statura ed erano robuste, ma Sofia era soda laddove Amanda era flaccida. Amanda indossava un vecchio abito di mussola morbida. Era una giornata calda, mentre Sofia era inflessibilmente intrappolata in un abito di cambrì inamidato e con le stecche che le copriva la figura dai fianchi larghi. Non ne sono sicura, ma potrebbe avere qualcosa in contrario a dormire in quella stanza, visto che poco tempo fa vi è morta la zia Harriet, balbettò Amanda. Bene, disse Sofia, che idea sciocca. Se in questa casa vuoi trovare una stanza in cui non è morto nessuno, resterai sempre sveglia. Il nonno Ackley aveva 7 figli. 4 sono morti qui, lo so per certo, oltre al nonno e alla nonna. Penso che anche la bisnonna Ackley, la madre del nonno, sia morta qui, come il bisnonno Ackley e la sorella zitella del nonno, la prozia Fanny Ackley. Non credo che in questa casa ci sia una stanza o un letto in cui non sia defunto qualcuno. Bene, credo di essere una sciocca a pensare una cosa simile e che sia una buona idea farla dormire lì. Lo so, la stanza nord-ovest è piccola e calda e lei è robusta, quindi è probabile che soffra il caldo. Inoltre, ha messo da parte una bella sommetta ed è in grado di pranzare fuori per anni.
Forse verrà qui anche l'anno prossimo se si troverà bene, disse Sofia. Credo che adesso faresti bene ad andare nella camera a vedere se si è impolverata di nuovo da quando è stata pulita e ad aprire le finestre ad ovest in maniera che vi entri il sole, mentre io mi occupo della torta, concluse. Amanda si recò nella camera sud-ovest a svolgere i compiti che le erano stati affidati, mentre la sorella scendeva con passo pesante le scale del retro per andare in cucina. Penso che faresti bene a disfare il letto mentre dai aria alla stanza e la spolveri, poi riordinalo, le gridò alle spalle. Va bene, rispose Amanda e rabbrividì. Nessuno sapeva quanto avesse paura ad entrare nella camera sud-ovest quella donna anziana dall'immaginazione fervida di un bambino. Eppure lei non avrebbe saputo dire perché aveva quel timore. Era entrata ed aveva vissuto in camere che un tempo erano state di persone ora morte. La stanza che era stata sua, nella casetta in cui lei e la sorella avevano abitato prima di trasferirsi in quella, era appartenuta alla madre morta. Aveva sempre pensato a quel fatto solo con amore e reverenza e non aveva mai provato alcuna paura. Ma questo caso era diverso. Amanda entrò ed il cuore le pulsava con violenza nelle orecchie. Aveva le mani fredde. La stanza era molto grande. Le quattro finestre, due a sud e due a ovest, erano chiuse così come tutte le tende. La stanza era avvolta da una luce cupa e verdastra e i mobili si distinguevano appena. La cornice dorata di una vecchia incisione sbiadita, appesa alla parete, rifletteva un po' di luce. Il copriletto bianco sembrava una pagina bianca. Amanda attraversò la stanza, aprì con un movimento nervoso della schiena e delle spalle una delle finestre a ovest e tirò le tende. Diventarono visibili gli antichi mobili di mogano e il trappo in chintz ornato di pavoni che abbelliva la lettiera. Lo stesso Kintz copriva anche una sedia, ampia e comoda, che era stata il posto preferito della precedente occupante della stanza. La porta dello spogliatoio era socchiusa. Amanda lo notò con meraviglia. Si intravedeva una stoffa color porpora che pendeva da un attaccapanni all'interno dello spogliatoio. Amanda si avvicinò e prese l'indumento appeso. Si meravigliò che la sorella lo avesse lasciato lì quando aveva pulito la stanza. Era una vecchia veste larga che era appartenuta alla zia. La prese tremando e chiuse la porta dello spogliatoio dopo aver gettato uno sguardo timoroso nelle sue oscure profondità. Era uno spogliatoio grande ed emanava un intenso odore di sedano. La zia Harriet aveva l'abitudine di mangiare sedano e lo portava costantemente in tasca. Era probabile che ci fosse un pezzetto di quel saporito ortaggio nella tasca dell'antiquata veste color porpora che Amanda gettò sulla sedia. Amanda percepì l'odore con un sussulto, come se si trovasse davanti a una presenza reale. L'odore, in un certo senso, è parte di una personalità. Può sopravvivere al corpo cui apparteneva, quale ombra persistente, come se avesse in sé qualcosa della sostanza cui era pertinente. Amanda avvertì continuamente la fragranza di sedano mentre ordinava la stanza. Spolverò puntigliosamente i pesanti mobili di mogano dopo aver disfatto il letto, così come le aveva ordinato la sorella. Stese degli asciugamani puliti sul portacatino e sul cassettone, quindi rifece il letto. Poi pensò di prendere la veste color porpora dalla sedia e di portarla in soffitta per metterla nel baule insieme agli altri articoli del guardaroba della morta. Ma la veste color porpora non era più sulla sedia. Amanda Gill non era una donna dalle forti convinzioni, nemmeno se si trattava delle sue proprie azioni. Pensò subito che forse si era sbagliata e che non doveva averla tolta dallo spogliatoio. Lanciò un'occhiata alla porta e vide con sorpresa che era aperta, mentre lei aveva creduto di averla chiusa, ma non ne fu più sicura.
Allora entrò nello spogliatoio e cercò la veste color porpora. Non c'era. Amanda uscì con passo incerto dallo spogliatoio e guardò di nuovo la sedia. La veste color porpora non c'era. Si guardò disperatamente intorno, poi abbassò sulle ginocchia. Si abbassò sulle ginocchia tremanti e scrutò sotto il letto, aprì i cassetti del cassettone e guardò nuovamente nello spogliatoio, quindi si fermò nel mezzo della stanza a torcersi le mani. Che cosa significa? Disse in un bisbiglio sconvolto. Era certa di aver visto la larga veste color porpora della defunta zia Harriet. In ogni persona sana di mente esiste un limite all'autoconfutazione e Amanda l'aveva raggiunto. Sapeva di aver visto l'abito color porpora nello spogliatoio, sapeva di averlo preso e di averlo messo sulla sedia. Sapeva anche di non averlo portato via dalla stanza. Avvertiva uno strano senso di inversione mentale. Era come se tutte le sue abituali norme di vita fossero rovesciate. Secondo la sua memoria elementare, mai un indumento non era rimasto dove lei lo aveva messo, a meno che non fosse stato spostato da un essere umano in carne ed ossa. Allora le venne in mente che forse la sorella Sofia era entrata inosservata nella stanza, mentre lei era girata di spalle ed aveva preso l'abito. Una sensazione di sollievo la pervase. Il sangue sembrò rifluire nei soliti canali e la tensione dei nervi si rilassò. Ah, quanto sono sciocca! Disse a voce alta. Si affrettò ad uscire e a scendere le scale e entrò in cucina dove Sofia stava preparando la torta. Muoveva con splendidi movimenti circolari un cucchiaio di legno in una massa gialla e cremosa. Alzò gli occhi sulla sorella quando entrò. Hai fatto tutto? Disse. Sì, replicò Amanda, poi esitò. L'aveva sopraffatta un terrore improvviso. Dopotutto, non sembrava affatto probabile che Sofia avesse lasciato per un secondo quell'impasto spumoso per andare nella camera della zia Harriet a prendere la veste color porpora. Bene, disse Sofia, se hai fatto vorrei che togliessi il filo a quei fagiolini, altrimenti non faremo in tempo a lessarli per la cena. Amanda si diresse verso il tegame pieno di fagiolini che era sul tavolo, poi guardò la sorella. Sei salita nella camera della zia Harriet mentre ero lì? Domandò con voce fioca. Mentre parlava sapeva già quale sarebbe stata la risposta. Su in camera di zia Harriet? Certamente no. Non avrei potuto lasciare l'impasto senza farlo smontare, lo sai bene. Perché? Niente, replicò Amanda. Ad un tratto si rese conto che non avrebbe potuto dire alla sorella che cosa era successo, perché, considerando l'assoluta assurdità di tutta la faccenda, le veniva a mancare la fiducia nella propria sanità mentale. Sapeva che cosa avrebbe detto Sofia se lei avesse raccontato l'accaduto. Le pareva già di sentirla. Amanda Gill, sei diventata completamente pazza? Decise che non avrebbe detto niente a Sofia. Si lasciò cadere su una sedia e cominciò a pulire i fagiolini con le dita fiacche. Sofia la guardò con curiosità. Amanda, che cosa mai ti affligge? Le domandò. Niente, replicò Amanda, poi chinò la testa sui baccelli verdi. Sì, c'è qualcosa. Sei bianca come un lenzuolo e le mani ti tremano tanto che non riesci a togliere il filo ai fagiolini. Pensavo che avessi più buon senso, Amanda. Non so che cosa tu voglia dire, Sofia. Sì, tu sai cosa voglio dire, non devi fingere il contrario. Perché mi chiedi se sono stata in quella camera e perché ti comporti in una maniera tanto strana? Amanda esitò. Era stata educata a dire la verità. Poi mentì. Mi chiedevo se avessi notato che durante l'ultima pioggia l'acqua si è infiltrata nella parete e ha macchiato il parato al di sopra del cassettone, disse Amanda. Perché sei così pallida?
Non lo so, credo che dipenda dal caldo. Beh, non avrei mai pensato che facesse tanto caldo in quella stanza, dopo essere stata chiusa così a lungo, disse Sofia. Era evidente che non era soddisfatta, ma in quel momento il droghiere bussò alla porta e l'argomento fu lasciato cadere. Durante l'ora successiva le due donne furono molto occupate. Non tenevano servitù. Quando erano entrate in possesso di quella casa bella e antica, grazie alla morte della zia, era loro sembrata una dubbia fortuna. Non c'era un centesimo con cui parare riparazioni, tasse e assicurazioni, tranne quei 1200 dollari che avevano ottenuto dalla vendita della casetta nella quale erano nate ed avevano vissuto tutta la vita. Molti anni prima si era creata una grave discordia nella vecchia famiglia Ackley. Una delle figlie si era sposata contro la volontà della madre ed era stata diseredata. Si era sposata con un uomo povero di nome Gil. E aveva diviso con lui la sua umile casetta, dalla quale si vedeva la sua precedente dimora, e la sorella e la madre che vivevano in prosperità. Le erano nate 3 figlie. Poi era morta, logorata dal troppo lavoro e dalle preoccupazioni. La madre e la sorella maggiore non avevano avuto pietà fino alla fine. Non le avevano mai più rivolto la parola da quando aveva lasciato la casa la sera del matrimonio. Erano delle donne dure. Le 3 figlie della sorella diseredata avevano vissuto una vita tranquilla e povera, ma non misera. Jane, la sorella di mezzo, si era sposata ed era morta in meno di un anno. Amanda e Sofia avevano preso con loro la figlioletta lasciata dalla sorella, quando il padre si era risposato. Sofia aveva insegnato per molti anni in una scuola elementare e aveva messo da parte abbastanza denaro da comprare la casetta in cui vivevano. Amanda aveva lavorato merletti all'uncinetto, ricamato flanelle e fatto cestini e puntaspilli ed aveva guadagnato abbastanza da provvedere ai vestiti propri e della bambina, la piccola Flora Scott. Il padre, William, era morto prima che le due sorelle arrivassero ai 30 anni. Adesso che erano giunte alla mezza età, era morta la zia con cui non avevano mai parlato, sebbene l'avessero vista spesso, che aveva vissuto in solitudine nell'antica dimora degli Ackley fino ad oltre 80 anni. Non aveva fatto testamento e le due sorelle erano le uniche eredi, fatta eccezione per la giovane Flora Scott, la figlia della sorella morta. Amanda e Sofia avevano pensato subito a Flora quando avevano saputo dell'eredità. Sarà splendido per lei, avrà abbastanza da vivere quando noi ce ne saremo andate, disse Sofia. Aveva immediatamente deciso il da farsi. La casetta doveva essere venduta e si dovevano trasferire nella vecchia casa degli Ackley e dare le stanze in affitto per pagarne la manutenzione. Scartò subito l'idea di venderla. Aveva un enorme orgoglio familiare. Aveva sempre tenuto la testa alta quando era passata davanti a quella bella dimora, la casa d'origine della sua famiglia, in cui le era proibito entrare. Restò anche impassibile quando l'avvocato le rivelò il fatto che Harriet Tackley aveva speso fino all'ultimo centesimo il denaro degli Ackley. Ho capito che dovremo lavorare, disse, ma mia sorella e io siamo decise a tenere quella casa. Questo segnò la fine della discussione. Sofia e Amanda Gill vivevano nella vecchia casa degli Ackley da 15 giorni e avevano già 3 pensionanti: un'anziana vedova con una comoda rendita, un giovane sacerdote, una donna sola di mezza età che si occupava della biblioteca del paese. Adesso aspettavano l'insegnante di Acton, la signora Louisa Stark, e sarebbero arrivate a 4. Sofia riteneva che avessero tutto il necessario per una vita comoda. I bisogni suoi e di sua sorella erano pochissimi e perfino la nipote, sebbene fosse giovanetta, aveva poche spese, dal momento che per gli anni a venire il suo guardaroba sarebbe stato rifornito da quello della zia defunta. Nella soffitta di casa Ackley erano conservate voluminose sete nere,
nonché rasi e bambagine a sufficienza da farla vestire con lugubre eleganza per tutti gli anni a venire. Bene, cari amici, qui finisce la prima parte di questo nuovo racconto, La camera a sud-ovest. Abbiamo fatto la conoscenza delle due sorelle Sofia e Amanda e abbiamo già visto che sono molto diverse. Sofia è volenterosa e a volte dura e burbera, mentre Amanda è una donna dolce, dal carattere un po' insicuro e certamente sottomessa alla sorella maggiore. E abbiamo visto che in questa camera sud-ovest le vestaglie delle zie defunte spariscono da sole. Quindi vedremo come proseguirà la storia con l'arrivo dei pensionanti che le sorelle stanno aspettando con tanta ansia. Vi saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento dei racconti dell'Imbrunire. Ciao a tutti!